partita così di merda da anni. E vi ho anche salvato la vita 10 anni fa. Avrei dovuto lasciar precipitare il vostro aereo di merda. Ho detto quella vostra squadra di merda. Oggi l'ho fatto solo per il presidente. Presidente della squadra di calcio. Oh, mica il presidente della Repubblica. All'incirca 10 anni fa, l'aereo che trasportava a casa la squadra di calcio stava precipitando. Uno dei motori era in fiamme. Poi io arrivai e spensi con il mio super soffio le fiamme. Mi distesi con il corpo sotto la fusoliera, allargai le braccia e riportai l'aereo perfettamente a terra, sulla schiena. Foto, applausi, autografi all'uscita dall'aeroporto! Perché ho fatto questo? Perché sono un supereroe! E che cazzo? Ero un supereroe. Ah. E se il capo avesse ragione, se ci fosse qualcosa di grosso che bolle in pentola, potrei dirgli che non sono riuscito a trovarlo. Potrei dirgli che è morto. In questo modo la questione sarebbe chiusa una volta per tutte, l'umanità sarebbe avvisata, battenebbero loro stessi da soli. Forse alla lunga è la cosa migliore che potrei fare. Io! Ogni tanto vorrei non avere scopi. Guadagnare, consumare, riprodursi, morire. Ah, nessuna missione creativa. Nessun bisogno di salvare il mondo, dove i muscoli si atrofizzano sotto la pelle, diventi noioso, soprattutto a te stesso, attacchi d'ansia, sì, nei momenti più impensabili. Programmi settimanali, senza improvvisazioni. Giovedì calcetto, venerdì amante, sabato nightclub, domenica cinema con la famiglia. Cazzo, potrei impazzire. Devo riprovarci. Piega le gambe. Alza le braccia. Come un bambino che impara a tuffarsi. Solo pensieri positivi. Solo pensieri positivi. Oddio! La stessa sensazione di un calciatore prima del calcio d'inizio. È saltato! Dai che sono già in aria. E sali oltre la cima degli alberi, oltre il tetto delle case, dai. Dai, comincio a sentirmi più forte. Il tempo si ferma, l'aria non offre resistenza, altro che Superman! La tristezza scompare, subentra l'entusiasmo! Di nuovo la gioia di un tempo! Di nuovo la fiducia in me stesso! Il mondo di nuovo ai miei piedi, come un tempo! Un fiume di adrenalina in piena! Cazzo, guardate. Faccio 2 passi. Ho bisogno di aiuto. Devo andare dal capitano. Voi ancora essere un eroe, eh?
breccia nel cuore dei tuoi connazionali. Ah, ah, stronzate! Cresci! Non c'è più posto per gli eroi! Non li vuole nessuno! Non li hanno mai voluti veramente! Pensaci! Hanno sempre preferito me a te! E sai il perché? Perché io qualche volta fallivo! Mentre tu, ah, eri sempre invincibile! E preferivano Batman a tutti e due! Perché lui era completamente umano! È la debolezza umana che amano, non la forza! Guarda che cosa fanno i loro eroi! Giordano Bruno! Bruciato in campo di fiori il 17 febbraio 1600! Ritenuto eretico perché sosteneva che l'universo fosse infinito e non frutto di creazione divina! Galileo Galilei! Incarcerato a vita! Ritenuto eretico perché sosteneva che la Terra a girare intorno al Sole, Antonio Gramsci! Incarcerato dal regime fascista perché comunista! Lasciato mangiare in carcere da Togliatti, dei suoi compagni, perché diceva che un pensiero di sinistra non si può sposare con la dottrina cattolica! E tu che fai? Torni indietro, ti rendi ridicolo e pensi di ottenere riconoscenza col cavolo e prendete questa maledetta musica! Rideranno. Adorano veder cadere i buoni. Tu ed io siamo morti. Eroi da fumetto. Ma non è più un mondo da fumetto. Non lo vedi? Guarda la gente. Urla oscenità, bestemmia. Il mondo non è un posto adatto ai bambini e agli eroi. Non ho mai creduto in Dio, ho sempre creduto nell'umanità. Ma come si fa? Guardati intorno. Guarda Forza Nuova. Guarda Casa Pound. Guarda il Front National. Guarda Alternative für Deutschland. Guarda Alba Dorata. Guarda English Defense League, guarda Interesse Fiammingo, guarda Partito Grande Romania, guarda Jobbik, guarda Partito Radicale Serbo, guarda il Partito della Libertà Austriaca, Partito della Libertà Olandese, Partito Democratici Svedesi, fascisti, razzisti, xenofobi, antisemiti. Fascisti, fascisti, xenofobi, antisemiti! Vuoi andare là fuori e tagliare l'uccello a tutti, così lo smettono di fare figli, eh? Ti occuperai di ogni bugiardo, bastardo entrato in politica. Prima scopri come salvarli e poi torna qui e convincimi che se lo meritano. Qualcos'altro. L'uomo con il pugno più potente dell'universo ha deciso di non agire. Il capitano si sbaglia. Continua a camminare. Thank you.
ad affrontarlo. Devo andare da Max. Max è il sarto degli eroi. Cioè, no, Max non è solo un sarto. Max è anche un amico. Vive nella parte vecchia della città. Stranieri, cinesi, rumeni, una comunità sempre crescente di islamici. Piazza Vittorio, insomma. Il quartiere era nato alla fine dell'Ottocento, quando la città venne promossa a capitale. Poi, negli ultimi mesi, gli immigrati hanno cominciato a popolarlo. Prima c'è stata la guerra dei Balcani e allora sono arrivati gli slavi, poi è stata la volta dei cinesi, ora sono gli arabi e gli africani a pagare l'affitto in Piazza Vittorio. Gente che fugge cerca di un futuro migliore. Qualcuno vuole studiare medicina, qualcun altro vuole fare l'attore. Che male c'è? Arrivo davanti all'ingresso, mi insegna a recitare. Sartoria Max. Ah, la vetrata ha bisogno di una ripulita, no. Attraverso il vetro riesco a malapena vedere un manichino, un assarto, senza tracce, no, passo dal retro. Tanto tempo fa qui c'era una porta, colorata di marrone, ora ha perso il suo colore. Sopra la porta c'era una scritta, ma le lettere non si leggono bene. Rimane una specie di traccia di vernice, un contorno. Ma se sai dove guardare riesci a decifrarlo. Eroi. La porta apre direttamente nel camerino. Cruce vuote, appese alle pareti, ad aspettare per tutti questi anni. Il ricordo vivido del passato che ti stringe il petto. Il cuore batte forte. With the lights out, it's a life stingers. Here we are now, entertainers. And contagious, here we are now, entertainers! Paura da palcoscenico. Apro la seconda porta. Faccio il mio ingresso trionfale. Max! Avrei bisogno di un costume nuovo. Calzamagna questa volta. No, niente mantello. No, niente maschera. Voglio qualcosa di diverso. Sì, una t-shirt andrà bene. Prendi lo specchio, Max. Un grande specchio. Prendi il metro. Misura il collo, le braccia, il busto, la vita, il cavallo. Senza scrivere niente. Ricordando tutto a memoria. La pagina è un po' più grande. Mi fa l'uomo. Mandami la fattura, Max. Vado a catturare qualche criminale. Ora so chi devo cercare.